Ari, buongiorno. Beh, sarà bella lunga anche questo panel, però noi saremo vigorosi, sintetici. Partirei da una donna, scusate, ho una quota di... è il momento delle donne, per cui fatemi iniziare da lei, che tra l'altro è il nuovo amministratore delegato di Simest, e quindi le rivolgo subito una domanda. Nell'attuale complesso che abbiamo visto è anche molto complicato, sia per le vicende locali che per quelle internazionali, le sfide sono tantissime. Come vede le sfide delle imprese italiane all'estero? Cioè, chi vuole crescere? Quali sono le opportunità? Beh, prima di tutto buongiorno e ringrazio veramente la Presidenza per questo invito. Allora, come ha detto, io sono amministratore delegato di Simest dall'inizio di luglio, dopo 30 anni di lavoro nel settore bancario. Lo dico perché per fare un ragionamento insieme sui rischi e le opportunità, credo che la cosa più importante sia il dialogo, parlare con le aziende, capire i temi, ragionare anche se non soprattutto sulle differenze delle aziende. Una caratteristica del nostro sistema economico italiano è la grande diversificazione settoriale, che non è così comune in tutti i contesti europei e ancor più globali. Un'altra caratteristica molto legata alle aziende italiane che si approcciano a concetti di internazionalizzazione è la grande differenza dimensionale. Questo lo dico perché quando ci sono rischi, sfide, difficoltà, come più volte sono state già enunciate nei precedenti talk, fa molto differenza se sei un'azienda piccola, se sei un'azienda media, se sei un'azienda strutturata. Ancor più quando davanti a te hai il contesto internazionale. Non ripeto tutto quello che abbiamo subito e stiamo continuando a subire in questi anni. Cosa mai avvenuta prima in un contesto di difficoltà così ravvicinate e così continuative. Non ne finiva una e ne è iniziata un'altra. Allora, questo concetto è un concetto che nelle aziende molto si sta ragionando, ma in questo lancio un aspetto molto positivo delle aziende italiane. Abbiamo dimostrato in più contesti, quando siamo mediamente, dimensionalmente più piccoli degli altri paesi europei, una capacità di resilienza particolarmente evidente. Noi viviamo difficoltà da prima di quelli che sono i contesti esterni. Vado in sintesi. Rischi molti, difficoltà molte, soprattutto esogene e soprattutto impreviste. Dobbiamo essere anche molto coscienti. Non ci sono stati dei campanelli di allarme così forti che permettevano alle aziende di in tempo fare un'azione preventiva di strutturazione degli stessi. Allora credo che in questo momento, mai come in qualsiasi altro momento, il concetto del sistema deve essere un concetto davvero che scarichiamo a terra con delivery e delivery veloce. Questa è un'occasione bellissima dal punto di vista perché mai come in queste due giornate si parla di sistema, come ovviamente testimonianze pubbliche insieme al privato. Le aziende hanno bisogno di velocità. Le aziende hanno bisogno di velocità e di strumenti concreti. Credo che mai come adesso il tema dimensionale, che è un tema che sicuramente non è quello che ci vede eccellenti nel panorama europeo, dobbiamo rafforzarlo. E quando parlo di dimensionale, non parlo solo ogni singola azienda da sola, ma parlo delle filiere. È un concetto che ci tengo a enfatizzare stamattina, perché noi nel nostro ruolo in Simest portiamo molta attenzione con tutto il gruppo Cassa Depositi e Prestiti a cercare di fare in modo che le aziende più grandi, strutturate, che spesso e volentieri italiane sono già dei champion a livello globale e che sono più capaci, come in questo momento, a mettere in sicurezza la catena del valore produttivo, se ne è parlato prima, la globalizzazione è qualcosa che si sta sfaldando, le interconnessioni che prima erano un privilegio, oggi sono un problema. E allora si parla di reshoring, friendshoring. Un'azienda grande riesce ad aprire un nuovo stabilimento produttivo in un paese vicino e amico. Ma l'azienda piccola come fa? Esatto. Un'azienda di filiera che oggettivamente ha proprio difficoltà di dimensione e questa difficoltà di dimensione gli porta anche difficoltà a mettere in atto processi di innovazione. Quando ci muoviamo verso l'esterno e chi ci sceglie, e questo anche qui lo voglio dire con forza, le aziende italiane sono sempre più scelte
nei contesti internazionali. Noi supportiamo tante aziende negli Stati Uniti, per esempio. Ma perché? Perché la forza tecnologica del settore economico italiano non è seconda a nessuno. Non è seconda alla Germania, non è seconda a nulla. E questo ce lo riconoscono. Però è vero che se scegli devi avere un'azienda che innova, innova nel digitale, innova nella sostenibilità. Grandi player, se non hai percorsi nella sostenibilità, ti escludono come fornitore. Ed è questo un concetto che porta all'opportunità. L'opportunità di supportare le aziende più piccole insieme alle grandi che sono champion della propria filiera a mettere in atto tutti questi processi di crescita dimensionale, di innovazione e di sostenibilità che sono vincenti a livello globale. Grazie.